Quindi diciamo 5 anni di differenza dai nastri a questo apparato, e questo apparato è quello che ha permesso praticamente di superare la ricezione a coherer con quel sistema che abbiamo visto prima, e di passare quindi alla ricezione addirittura due operatori sulla stessa frequenza o due frequenze contemporanee. Okay, questo è un successivo passo avanti, assolutamente, in soli 5 anni si passa da quella situazione là a questa qua. E poi passiamo alle spalle a vedere quello che abbiamo qua. Apparati tutti quanti della seconda fase di Marconi, quindi parliamo dal 1905 in poi, e sono apparati in gran parte costruiti all'interno dell'arsenale, sempre grazie alla convenzione tra Marconi e la Marina Militare, quindi la Marina poteva costruire apparati, produrre apparati originali di Marconi senza dover pagare i copyright, e costruiti quindi nell'arsenale. E qui abbiamo ad esempio il primo trasmettitore costruito dalle officine dell'arsenale, e dei ricevitori costruiti sempre in officina su brevetto Marconi o addirittura su brevetto Marina, perché questo è un apparato tipo Regia Marina, un ricevitore inventato dalla Marina Militare nelle proprie officine con i propri ingegneri, quindi sviluppando le idee di Marconi venivano anche sviluppati nuovi apparati che poi Marconi copiava e riproduceva poi nelle sue industrie, quindi uno scambio incredibile di conoscenze proprio a livello scientifico veramente alto, perché all'epoca era l'avanguardia. Poi abbiamo altri oggetti che ci fanno onore, perché qua sono i nastri telegrafici della campagna che venne sviluppata da Marconi nel 1902 con la nave Casalberto della Marina Militare, lungo la navigazione da Napoli fino in Finlandia e rientro poi alla Spezia, per verificare proprio la differenza tra la ricezione al coherer, quella che abbiamo visto nella prima sala, e quella del detector magnetico che vediamo qui in questa teca, per confrontare praticamente l'efficacia dei due sistemi, e il risultato fu che chiaramente il ricevitore del detector magnetico aveva delle potenzialità nettamente più elevate di quella detta al coherer. Questi sono i nastri originali proprio di quella campagna. Poi abbiamo l'aritmometro di Marconi, che è una sua calcolatrice tascabile, diciamo, quel portatile. È un aritmometro quindi assolutamente meccanico per fare le quattro operazioni principali, addizioni, somma, differenza e addizioni. Poi abbiamo accanto il primo cavo telegrafico sottomarino steso tra la Spezia e la Sardegna, che è del 1854, che fu poi sostituito, diciamo, dalla radiotelegrafia, perché fino a prima della radiotelegrafia l'unica maniera di trasmettere il segnale era il telegrafo terrestre, e poi la metodologia poi successiva, parliamo delle valvole, qui abbiamo dei segni di valvole veramente particolari e rari che abbiamo dovuto mettere in mostra. Questa raccolta, che è solo una scelta del materiale che noi abbiamo nella teca Marconi, è però un esempio praticamente dell'eccezionalità di questa collezione, che veramente non ha uguali al mondo. E l'abbiamo a Spezia perché la Marina, proprio grazie a questa convenzione, questa collaborazione con Marconi, ha sviluppato la tecnologia e l'ha mantenuta, e poi ha portato, ha regalato al museo gli apparati che sono stati costruiti e sono stati poi custoditi proprio dalla Marina. Questa era un po' la presentazione di quello che abbiamo in questa sala qua.